Apriamo questa seconda parte della terza giornata con Rox. Applauso. Ovvero Rossana Falzarano, però... No. No. Come Rossana, no? Rossana. Rossana, Rossana l'anagrafe. Ma Rox con due X finali, giusto? E allora, tu sei qui soprattutto perché hai un progetto, immagino, vero? Sì. Ho un progetto discografico alle spalle, scrivo brani, compongo le musiche e sono molto contenta. E quindi sei pronta per scoprirci e soprattutto per scoprirti, eh? Certo, e capire un po' dove siamo arrivati. Chiaro, tu da dove arrivi innanzitutto? Io sono Siculo campana, mia madre è siciliana, mio padre è campano, io sono stata un po' qua. Voi siete invece? Campani, ecco, c'è qualche Siculo ancora di là? Quindi, ecco. Sì, un po', lo sentite tutti. Siculo e Campani, e vede che ce li abbiamo tutti, Rox. E il progetto che sta per presentarci qui a Live Box? Sì, stavolta è un singolo, sto lavorando ad un album, dal progetto, cioè un progetto di tipo pop punk. Pop punk? Sì, beh, io funziona, adoro il pop va molto... e è la chiave per me più giusta per esprimermi. Quindi. Abbiamo dei collaboratori, quindi magari chi ti dà... Certo, ci sono dietro musicisti che lavorano con me, sono con un'etichetta che mi supporta moltissimo. Che mi... Possiamo anche salutarli e nominarli? Assolutamente, sì, la Top Records, lì c'è Rebecca, Rebecca, la direttrice, grandissima. Sì, un saluto a tutti. E allora Rox, titolo del brano? Ho imparato a dire no. Hai provato a dire no? Ho imparato a dire no. Ha imparato a dire no. Allora questa volta ve lo spiego adesso perché io sono sordo. Dopo 20 anni circa di radio, le cuffie ti rompono i timpani, è successo anche questo. Quindi hai imparato, ho imparato a dire di no, ce lo presenta qui all'interno del Palafiori Live, Rox! Grazie. Passato un altro giorno e forse partirò, ma non sarò di ritorno perché sai cosa? Mi serve un po' di spazio. Just go and let me go. Guarda un po' anche.
grazie.